Allora, buon giovedì! C'ho il fiatone, ragazzi, sì. Ciao Michel Marange, tanto 82, Ali Masi, sei sempre stupendo. Grazie, grazie, grazie a tutti. Scusate, stavo nel mio mood di Michael Jackson. Ragazzi, sì, un po' di pazzia stamattina ci vuole. Adesso abbasso la musica, ti ricordi? Ciao, bellissima! Allora, intanto cerco di abbassare la musica. Che bella energia oggi! Allora, benvenuti a tutti, grazie che vi state collegando a questo sesto appuntamento di Corona Miss. Grazie di cuore a tutti quelli che hanno seguito, a quelli che hanno mandato i feedback per quello che riguarda le cose da aggiustare. E gentilmente vi chiedo già da subito se avete delle domande per la nostra amica, per la mia amica che ci sarà oggi, per favore scrivetele. Allora, Deni, sono Giancarlo, voglio vedertelo, guardami a casa, splendidi, rispecchi e fai spaccare i tuoi bellissimi occhi che sono raggi e il tuo cuore un gran battito. Oh, Gianchi, 1979, grazie. Grazie, grazie di cuore. Io sono tremenda a leggere i commenti, scusate, no i commenti, i nomi. Robocò 78, grazie. Eccola, ce l'abbiamo! Allora, ragazzi, oggi appuntamento con Corona Miss, sesto appuntamento, quindi grazie, grazie di cuore. E lei è una mia amica, è veramente effervescente. Vado a leggervi la scheda. Mi raccomando, restate lì perché saremo molto brevi, oggi. Speriamo, insomma, non erremo troppo. Allora, ex pallavolista, lei si chiama Roberta Anna Silvia Giarrusso. Sì. Lei è stata Miss Cinema Sicilia, Miss Devora, ma soprattutto nel 2001 è stata, ovviamente con un volto così, è Miss Televolto Italia del 2001. Abbiamo una cosa, diciamo, in comune, io e Roberta, o comunque nel suo nucleo familiare, c'è una bambina che si chiama Giulia, che è nata lo stesso giorno in cui sono nata io, quindi il 20 di luglio. È un'attrice, una mamma, è super impegnata, Wonder Woman, è la donna dai 930 km e ce lo spiegherà lei il perché. Perché in questi ultimi tempi veramente è stata molto coraggiosa. Signori, Roberta Giarrusso, eccola! Vediamo se lei oggi. Scusate, sembrò che abbia bevuto, ma credetemi, qua è caffè e latte. Vediamo se riesco a collegarmi. Eccomi! Ciao Roby! Come Danny! Come stai? Ma stai? quanto sei bella tu! Ma tu hai fatto il patto col diavolo, non invecchi mai! Ma che hai fatto? Ma no, il diavolo c'è dentro. Aspetta che cerco di sistemare. Mi senti? Aspetta, che voglio Sì, sapere. io ti sento benissimo, tu? Bene, ok, perfetto. Grazie, grazie Roby. Come stai tu? Bene. Bene, bene! Se Bene, bene, oggi per la prima volta ho portato mia figlia al parco perché ho sentito che l'avevi citata prima. Ma fate il compleanno davvero tutti e due il 20 di luglio? Ma infatti, Cioè anche 20 tu? luglio, sì, 20 luglio, infatti io nel Allora ti farò gli auguri anche a te. compleanno. Grazie, beh, io sono un po' vecchierella, però va bene, sono contenta che Vabbè, tu sia vabbè, vabbè, però dai, contenta. dobbiamo festeggiare perché se uno invecchia così come te sei stupenda, di che ti lamenti? Ma questi sono i benefici del ring light, no? Il ring light ti dà una luminosità immensa. Ah, io non ce l'ho, infatti si vede. Però hai un ring light molto bello qua. L'anello, sei sposata. Eh beh, certo, io tra poco, tra un mesetto festeggio il mio anniversario con mio marito, il 16 giugno. Sì, 16 giugno, non si fanno gli auguri prima, li faremo dopo, però intanto saluto Riccardo,
Saluto che Che ho adesso detto. si è portato via la peste di mia figlia per farmi fare l'intervista con te, perché gli ho Meno detto ti prego, perché sennò lei mi sta attaccata, tu sai da mamma che cosa significa avere una bambina piccola che ti viene da te e ti chiede mamma, mamma, ti prego, gioca con me, perché poi poverini non vanno all'asilo, socializzano pochissimo con gli altri bambini perché la situazione che stiamo vivendo è quella che è, per cui faccio la mamma H24, tu mi capisci benissimo, per cui gli ho detto portati Giulia a fare una passeggiata perché io devo parlare con la mia tennis. Grazie, Riccardo, mi raccomando, tieni il più possibile. Ma è un bravo papà, sì. Ma lui sicuramente ora entra, sicuramente ora magari non ce ne accorgiamo, ma lui entra a vedere, a sbirciare per l'intervista. Entra, geloso, una mamma come te sicuramente va a vedere tutto, assolutamente. Allora. Ok, Eccoti. sono tornata. Non devono Sì, sei chiamare. tornata. Allora, guarda, facciamo una cosa. Mi sposto in salotto perché ho paura che ogni tanto va via la connessione, come ti dicevo prima che ci siamo sentite al telefono. Senti, ma tu hai fatto colazione perché ti sei svegliata da poco, giusto? Sì, ho fatto colazione con un po' di diciamo, neutroline, cose energetiche per avere l'energia, infatti ancora sto in fase di caffè latte, Noi siamo pronti e per la però cena e tu ti dopo, sei appena alzata. io sì, perché sono a Los Angeles, quindi l'orario per fare dirette è un po' per dare, voi già siete le 18, quindi avete già trascorso tutta la Sì. giornata, quindi avete un'energia sicuramente molto diversa, però siamo qui, io sono qua per te, doccia fredda, ecco, doccia fredda, uno dei miei riti, e volevo sapere anche il tuo, per in questo momento, insomma, molto difficile, che mi fa un po' fatica, però devo dire una cosa che mi aiuta per svegliarmi proprio a livello non solo corporeo, ma anche emotivo, è farmi una bella doccia fredda la mattina. Fredda però. Guarda, io la doccia fredda me la faccio con mia figlia che appena mi alzo da letto, mammina! Mi urla perché la signorina ultimamente si addormenta solo con me e io puntualmente mi addormento con lei. E quindi la mattina, siccome io mi sveglio alle 7:30, 8, per ormai non vado oltre. Da quando siamo chiusi a casa, così mi sveglio presto la mattina. Lei, appena faccio un passo, si sveglia immediatamente e urla proprio, Mamma mia! Quella è la mia doccia fredda. E quindi mi attivo immediatamente perché prepara la colazione e fa il bidet, e prepara la colazione e pulisce e riordina e falla giocare col pongo e fagli fare lavoretti. Insomma, quella è la Mamma. mia doccia fredda. E Ok, quindi più poi secondo mi me questa bevo, è la la prima mia. cosa che faccio è bermi una moka intera di caffè. Io non faccio il caffè nella macchinetta con le cialde. Io utilizzo la vecchia moka, non so se hai presente, la caffettiera, La famosa moca. da sei persone, me la bevo. Mi senti? Me E che fai? Sì, ti sento, no, che stavano la bevo provando a chiamare. tutta per svegliarmi, perché sennò sto rimbambita. Se io non prendo il caffè la mattina, io dormo in piedi. Ma scusami, tutta il caffè, tutto, come non Tutto l'acqua. perché io non bevo latte, perché il latte a me non mi è mai piaciuto neanche da quando ero bambina. Io non bevevo latte, io da ragazzi, da quando ero bambina, che avevo 4 anni, bevevo il tè, bevevo il tè e mangiavo i biscotti. Crescendo, il tè lo bevo comunque, però preferisco bere la mattina il caffè e io mi faccio il tazzone, che però non è il tazzone quello che conosci tu, del caffè americano leggero, è il caffè proprio quello fatto nella moka. Da sei e io me lo bevo tutto e ci inzuppo i biscotti. Questa è la mia colazione. Devo dire che questa forse questa, questo metodo, diciamo, tutto il caffè ti appartiene perché tu sei una donna molto forte, quindi vuoi le cose forti, quindi molto, molto Brava, brava. strong, Poi il molto caffè è un strong. rito. Io non sono napoletana, sono siciliana, però anche in Sicilia questa cosa del caffè è molto sentita. Molto, Quando si incontrano gli amici, quando si incontra qualcuno, andiamoci a prendere un caffè. Questa cosa del rituale di andare al bar è una cosa molto tipica del sud. Quindi il caffè è una cosa alla quale io non riesco proprio a rinunciare, soprattutto la mattina. Dopo pranzo, adesso ho deciso di non prenderlo perché poi la sera non dormo più e quindi lo prendo solo la mattina, mi limito soltanto alla mattina.
Anch'io, solo la mattina, anche perché, a parte il caffè italiano è buonissimo, per carità, io sono in Latino America, adoro il caffè latino, Beh, ma non è la l'americano è stessa cosa, è buonissimo. acqua sporca, diciamolo. Ma no, non è proprio così, dai. Ha delle proprietà diverse, ha delle proprietà Inutili. diverse. Non quell'americano, io sto dicendo le caffè America Centrale, America Latina, Cuba, Ah, il caffè colombiano, no, americano ok. No. fa un po' più Direi difficile. proprio di no. Allora, Senti, Roby, ma ho sentito che accennavi alla donna dei 930 km. sì, dei 930 km, ma Anche tu la sai questa adesso, storia. Sì, ho aspettando, però. fatto. Aspetta, prima di parlare di questo, perché mi incuriosisce tantissimo, questo veramente, altro che Pechino Express, secondo me è veramente una storia che voi dovete rimanere lì perché è veramente fantastica. Chi ti ha scritto a Miss Italia? Se ti sei iscritta tu o La mia tua mamma madre? mi ha Francesca. convinta. Sì, Francesca, brava, sei informata. Maurizio, Mia Francesca e mamma, allora, Maurizio. mia mamma è stata, diciamo, la fautrice di tante cose, è sempre stata il mio, come dire, motivatore per la carriera che poi ho fatto. Lei mi ha spinta a partecipare al concorso di Miss Italia, ma in realtà un mio amico mi ha iscritta, mi ha insaputa, alle prime selezioni, le selezioni quelle che si facevano, le provinciali, le regionali, perché come tu ben sai, prima di arrivare comunque all'epoca si arrivava a Salso Maggiore, si facevano tante selezioni e in Sicilia c'erano le provinciali, le regionali, poi si passava a Salso Maggiore, poi no, scusami, a San Benedetto del Tronto e poi Salso Maggiore, che era la fase finale. E mi ha iscritto un mio amico, a mia insaputa, e questa cosa io non lo volevo fare assolutamente. No, io non ci voglio andare, io mi vergogno, io non mi ci metto in costume, nuda, tutte nude, io non ci vado perché ero molto pudica quando ero ragazzina. E invece poi sono stata convinta a partecipare, man mano vincevo queste selezioni, fin tanto che poi sono arrivata a Salso Maggiore. Ti ricordi la tua prima fascia dove l'hai vinta e qual era la tua prima fascia? Perché tu sei arrivata con Sì. Miss Deborah, però prima avevi un'altra fascia della Sicilia, se non sbaglio. Avevo Miss Cinema, Miss Miss Cinema. Cinema di Sicilia, e poi sono diventata Miss Deborah di Sicilia e poi vabbè a Salso Maggiore ho vinto Miss Televolto, non Televoto, che tutti pensavano Televoto, no, Televolto, il più bel volto televisivo, quello era il senso di quella fascia. E devo dire che quella fascia mi ha portato veramente tanta, tanta, tanta fortuna. Io ringrazierò a vita. Ahimè, riposo in pace, Enzo Mirigliani, che all'epoca ovviamente era ancora fra di noi, e Patrizia, che insomma mi portarono veramente tanta, tanta, tanta fortuna, perché da lì è cominciato tutto. Io ho iniziato a fare i primi provini per le fiction, per il cinema, e poi fui presa per fare Carabinieri. Per cui a me Miss Italia mi portò tanta fortuna. E io arrivai nel lontano 2001, 2001. insieme alla bellissima Daniela Ferolla, Daniela che Ferola, vinse che ho il avuto modo concorso di di Miss sentire, Italia, che noi tutte Miss chiamavamo Biancaneve, perché era con questa pelle candida, bianca, meravigliosa, e questi capelli color ebano, neri, e questi occhi azzurro mare. Era una roba spaziale, era bellissima. E c'era l'altra ragazza, che è Carlotta Mantovan, la meravigliosa Carlotta, che io saluto, che poi si è sposata con il grandissimo Fabrizio Frizzi, che salutiamo anche lui. E io partecipai a quell'edizione proprio condotta da Fabrizio Frizzi, ed è una di quelle persone che mi rimarranno per sempre nel cuore, perché l'ho conosciuto lì, poi abbiamo, diciamo, costruito poi un'amicizia nel tempo, ci siamo rivisti poi a tale e quale show, è stata una persona meravigliosa. No, vabbè, Fabrizio, vabbè, i nostri tempi è un po' diversi, Miss sono tanti. Italia, Miss Italia per noi è stato veramente un trampolino di lancio, per me, per te. E non è vero che c'era soltanto la bellezza delle ragazze. Tante di noi avevano voglia di dimostrare anche altre qualità. Io avevo il sogno di fare l'attrice e
Per fortuna ho realizzato il sogno, quel sogno che tanto tenevo nel cassetto. Mi sono messa a studiare, ho studiato dizione, recitazione, insomma, quello mi è No. servito sicuramente tanto per arrivare a quello che sono arrivata oggi, ecco. Certo, no, devo dire la verità che da quando hai partecipato al concorso non ti sei mai fermata, sei sempre una ragazza vulcanica, io dico vulcanica, forse viene da, non so se dice vulcanica, va bene, io lo dico, proprio perché non ti sei mai risparmiata o tirata Giusto il indietro. Covid mi poteva fermare, Danny. Non so dove poteva fermare, però devo dire, però è una Solo quello mi ha caratteristica. fermato. Ho notato, ho visto nell'album di Miss Italia che tante ragazze siciliane e una bellissima degli anni, Daliena Giordano, che è stata anche lei una Miss Italia siciliana, Eugenia Bonini nel 54, cioè una, veramente la Sicilia, penso, non so ancora se Sì, porta il record Miriam Leone, Francesca Sicilia, Chillemi, ce ne sono state tantissime ragazze. tante che. E secondo te cos'è Il che ha molto. segreto? Sì, la Sicilia o comunque le ragazze siciliane ad avere questa marcia in più, diciamo, non per togliere le altre regioni, però se Ma vogliamo il che. io credo che la sicilianità e la meridionalità influisca veramente, perché in qualche modo la gente del sud ha dentro quel fuoco, quella passione che mette nella vita anche, e che in qualche modo la riporti poi nella propria arte. E noi veramente siamo persone focose, passionali, amanti del cibo, dei profumi, della terra in cui viviamo, profondamente attaccate alle nostre origini, al profumo del mare. Cioè, noi viviamo di queste sensazioni, di queste emozioni, e queste probabilmente sono delle caratteristiche che spesso ha un artista. Ecco perché tanti provengono dal sud, e non parlo solo della Sicilia, insomma, sono tanti, parlo anche della Campania, di tutta la Certo, parte no, meridionale, chiaramente. È un qualcosa che ci scorre nelle vene, che quindi no, è è bellissimo. inevitabile non portarlo nella nostra arte, ecco. No, e questo è veramente meraviglioso, anche perché ho visto che c'è anche la tigna, la continuità, cioè la tigna, non so se si dice così, la tigna, la Siamo persone che continuità. siamo state abituate anche ad arrangiarci, al sacrificio, abbiamo lottato tanto, per il lavoro, e quindi sono tutte delle cose che secondo me sono profondamente radicate nel nostro DNA, che ce le portiamo storicamente, e quindi abbiamo questa forza, questa tenacia, questa determinazione che poi portiamo anche nel nostro lavoro, e che sono sicuramente delle doti che servono per poter fare carriera in questo ambiente, che non è un ambiente sempre facile. È un ambiente, un mondo dove spesso ci vengono detti tanti no, dove ci vengono chiuse delle porte in faccia, però fa parte del nostro lavoro. Quindi dobbiamo. Mia madre mi ha sempre detto: devi avere il pelo sullo stomaco. Ah sì, Si pelo dice sullo così. stomaco. Devo dire che io sono cresciuta un po' nei primi inizi quando ero venuta in Italia. Devo dire con una sicilianità molto bella. E rivedo sempre quei loro film, Ciccio e Franco. Lo so che magari erano un Ah, po' meravigliosi, proprio meravigliosi. di cinematografico, di commedia, di proprio di come conoscere un po' meglio, un po' come hai detto tu, le caratteristiche, non so, siciliane della commedia. Quindi per me sono dei miei punti di riferimento, Sì. incredibili. Beh, la Sicilia. È un luogo che è stato calpestato tantissimo. Come mi senti? Sì, no, era stata una chiamata e adesso ci sono tornata. C'è qualcuno? Mi senti? Sì, ti sento, ogni tanto va e viene.
Ti dicevo, la Sicilia è una terra che è stata sfruttata tantissimo per il cinema, per le fiction. Le storie siciliane hanno appassionato tantissimi spettatori, spesso e malvolentieri per storie tristi dove si racconta sempre della mafia, della delinquenza, però insomma ci sono anche tante cose, tante belle storie da raccontare che vanno al di là di tutto questo. E la Sicilia è un enorme set cinematografico a cielo aperto. Assolutamente. Infatti, stamattina io prima ho detto, oddio, guarda, ho letto questa frase che devo rileggerlo di nuovo, il romanzo, è di Il Gattopardo, Giuseppe Tomasi Nino Lampedusa. Lettieri, scusami se ti interrompo, ma c'è Nino Dimmi. Lettieri, grandissimo stilista, che ci saluta. Ciao Sì, saluto, Nino! ok, Letto un salutiamo. commento. Sono simpatici, no, salutiamo anche voi ragazzi, non state lì perché le ultime 5 minuti le domande le fate voi. E ti dicevo appunto che la Sicilia mi riporta un po' a un romanzo molto importante, un film, Il Gattopardo, no? Il Gattopardo, e mi ha colpito Sì, molto come no. questa frase che dice, se vogliamo che tutto, forse ai tempi di oggi, se vogliamo che tutto rimanga com'è, bisogna che tutto cambi. Che tutto cambi, certo. Secondo te in questo Beh, momento... Gattopardo è un testo letterario famosissimo in tutto il mondo. Io, figurati che ho condotto un premio letterario molto importante proprio su Giuseppe Tomasi di Lampedusa, in Sicilia. Quest'anno avrei dovuto ricondurlo, ma probabilmente l'evento sarà rimandato a quando si potrà. Il Gattopardo è un'opera che per noi siciliani rappresenta il cuore della Sicilia, la realtà di quello che è il vero siciliano. È una storia meravigliosa. La frase che tu adesso hai citato spiega in toto quello che per noi rappresenta la Sicilia. No, Io veramente. la Sicilia l'amo tantissimo e la porto sempre nel cuore. Sicuramente quando tutto questo sarà finito, la prima cosa che farò sarà tornare Andiamo. in Sicilia, nella mia amata Palermo, a vedere il A mare, proposito perché di è la cosa che mi Palermo, manca tu più di sei di tutti. No, Palermo o di perché io ho visto una cosa di Palermo, Palermo. Partanna. Allora, io a Partanna, Mondello, sono nata e cresciuta, che è Ok. un piccolo Un piccolo quartiere di di Palermo, Palermo, non certo. molto distante dalla città di Palermo. E è tutto vicino. Ormai per me è vicinissimo, perché da quando vivo a Roma, che qua le distanze sono enormi, ci saranno tipo 3-4 km di distanza dal centro di Palermo. E Ok. Partanna è vicino alla spiaggia di Mondello, la famosissima spiaggia di Mondello, dove io Che ho livello, trascorso la meraviglioso. mia adolescenza. I giorni che non andavo a scuola, che marinavo la scuola. Bella, ti dice cosa Rossella, la tua amica? Una certa Ma come Rossella. fai a saperlo? No, non ci posso credere. Rossella Mignosi? Dicevo, l'ho mandata via un'altra compagna, insomma, di vecchia data. Lei è stata la mia migliore amica d'infanzia. Eravamo compagni di classe, compagni di banco, eravamo sempre insieme. Io praticamente ero tutti i giorni a casa sua e lei tutti i giorni a casa mia. Cioè, io non, cioè eravamo sempre insieme. Come fai a sapere di Rossella, tu? Sono spie! Comunque la No, salutiamo, sono dopo scioccata! però la salutiamo. Salutiamo Ciao anche. Rossella, ti saluto. Sicuramente lei si è sposata, avrà avuto figli, anche lei. Siamo cresciute, siamo diventate donne, abbiamo fatto famiglia, figli. Ci siamo un po' perse perché la vita è un po' così, però me la ricordo sempre con grande affetto. Mi ricordo tutta la sua famiglia. Mi ricordo il nonno che ci tirava le secchiate d'acqua dal terrazzo, perché noi alle 3 di pomeriggio facevamo casino e pattinavamo, giocavamo a palla avvelenata. E facevamo casino col pallone, suo nonno si incazzava sempre, ci buttava le secchiate d'acqua dalla terrazza. Basta! Che fai? Butaggio! Ah! In Oddio, ti ho palermitano, perso. Mi sei... Aspetta. traduco, ve lo taglio questo pallone se non la finite. Oddio mio. Devo dire che sei stata un po'... Sei birichina un po', dai, maldestra, un pochettino. Io, no, io ero monellissima. Io mi sono calmata adesso, da quando sono diventata mamma, ma io ero tremenda, Danny.
Ero una bomba di energie, non che abbia perso le energie, perché per fare la mamma ci vogliono tante energie. Però sicuramente quando ero ragazzina c'era la spensieratezza, l'incoscienza, la voglia di esplorare il mondo, la vita, tante cose. Io ero una vulcanica, sicuramente. No, ma infatti tu da Palermo sei arrivata a Roma grazie anche all'appoggio dei tuoi genitori, ma di tua Mia mamma, di tuo padre. Ma è vero mamma che mi ha sei seguito andata a passo Roma prima? Io passo. ho letto che se tu non avessi fatto questo lavoro avresti continuato a fare sport, comunque diventare una sportiva, è vero questo? Io sì, sono un amante dello sport tantissimo. È una passione che mi ha trasmesso mio papà, perché mio papà è un ex giocatore di pallavolo, ex per modo di dire, perché ancora gioca. Bell'uomo, abbiamo capito anche Sì, diciamo giovane, delle molto tracce. giovane, molto conteso tra le giovani, tra l'altro. E io ho ereditato questa dote perché io ero bravissima a giocare a pallavolo, mi piaceva tantissimo e giocavo proprio a livello professionistico. Quindi io ho lasciato la pallavolo per intraprendere il mestiere di attrice, ma se non avessi fatto questo mestiere, probabilmente avrei continuato con la pallavolo e avrei vissuto per un certo periodo di tempo con la pallavolo, perché avevo una carriera davanti a me. Tra l'altro ero anche figlia di un ex pallavolista che giocava in Serie A, famosissimo, Maurizio Giarrusso, appunto mio papà, e lui viveva con questo sport. E Beh, io l'ho anche sempre come sportiva, amato. devo dire la verità, eh. Anzi, potresti, non so se ti è capitato di interpretare dei ruoli in cui sei una pallavolista, magari nei In film che un film non ho guardi. fatto la pallavolista, ma ho fatto il pugile. Ah, ok, vabbè, un po' diverso, In però. un film dal titolo Attese e cambiamenti, dove interpretavo il ruolo di questa ragazza omosessuale che nascondeva la propria omosessualità ai genitori per paura e praticava lo sport del Però pugilismo, esatto. tu pratichi anche una cosa che abbiamo in comune, Bikram Yoga. Ti è capitato di fare Bikram Yoga? Sì, come no, come no. Oh, ma tu sai tutto di me. In Bikram Yoga, Stefano Mataruna, saluto ragazzi, se no sembra che tu Sì, pratichi. ciao a tutti. Bikram Yoga è questa disciplina di yoga molto strong, fatta all'interno di una stanza riscaldata, ovviamente un calore umido, non un calore secco, e la temperatura che in genere viene raggiunta va dai 38 ai 40 gradi centigradi. È una lezione di 90 minuti e nell'arco di questi 90 minuti vengono svolte le 26 e 27 posizioni dello yoga, ed è tutto un lavoro fatto sull'equilibrio non solo psichico ma anche fisico, sulla postura, sul controllo della respirazione, sulla concentrazione, sulla resistenza. È un lavoro meraviglioso che ti aiuta non solo per mantenerti in forma, ma anche no, in forma fisica, ma anche mentale, perché io per esempio sono diventata dipendente da quella disciplina lì, infatti non vedo l'ora di ritornare a praticarla. Sì, No, non è non ne puoi fare a facile. meno. Quando finisci la lezione ti senti libera come una farfalla, leggera, perché ti permette di scaricare sudando tantissimo. Col calore, intanto i muscoli si distendono e poi riesci a scaricare tutte le tossine, le scorie che il nostro corpo introduce giornalmente a causa dello stress, dello smog, della tensione, tante cose. Insomma, io lo consiglio perché è uno sport tosto, però ci vuole molta costanza e piano piano lo si apprezza sempre di più, fin tanto che poi non riesci più a farne a meno. Effettivamente Quindi ho sì, scoperto questa disciplina che mi piace molto. non è facile, però sì, ovviamente non è per tutti, perché magari chi soffre di pressione bassa, insomma, perché comunque il caldo è bello forte. Però devo dire la verità, viene chiamata Bikram, viene chiamata Hot Yoga in diverse maniere, però fa bene. All'inizio non è, l'ho provato anche il fiatone, però se uno fa Sì, ci sono stati dei concordanza. momenti in cui dici, oddio, sto per morire, ma è proprio in quel momento che devi resistere,
ti fermi, respiri, recuperi perché accelera magari il battito cardiaco proprio perché noi non siamo abituati a respirare bene. Tanti di noi non si rendono conto che a volte andiamo in apnea e questo ci. Facciti vedere una posizione yoga di questa. Aspetta, Aspetta, la fai se vedere volete perché. ve la faccio vedere. La fa vedere perché lei è preparatissima. Io con questa misa non lo so. Allora, vediamo un attimo. Una delle Vediamo se posizioni riusciamo a del Bikram Yoga vederla. è l'albero. Una No, sarebbe una cosa che la. metti in piede così, Ah, lo ok. attorci. Aspettate, Ora che intanto sono cosa qua. faccio? Aspetta, che sennò sembra E le brutto. ginocchia, gomito e mani devono stare esattamente nella stessa posizione. Si va giù. Aspettate che anch'io, io vedete con questi pantaloncini che sono lì. Ok. Non resisterò per troppo tempo. Ragazzi, così? Bisogna fare così, abbassare bene, abbassarsi bene. Io è la prima volta che faccio una cosa così, ti giuro, così in Devi diretta. alzare la gamba, Alzare. girarla Ok. attorno col piede devi prendere il polpaccio. Aspetta che mi allontano, che purtroppo non sono in una E stessa posizione. cosa con le braccia, così. Ok. E gomito, ginocchio, spalle dritte, le mani dovrebbero stare dritte, ma io sono tutta storta in questo momento. Vabbè, dai. Contento, abbiamo tentato ovviamente, meno male che ci sono i professionisti che ci danno che ci insegnano Ecco perché. appunto, ho Aspetta, ti torno. sudato nel farla, vi giuro, perché è stancante Va. da morire. Fatta così, no, ragazzi, è tosta. Comunque abbiamo cercato il nostro amico Luigi Gioia, grazie, e abbiamo fatto il nostro tutorial della quarantena in questo periodo, mini ma intenso, breve ma intenso. Allora, io voglio Sì, parlare. ma io ho praticato sport anche a casa, chiaramente nei limiti del possibile, però lo sport nella mia vita non è mai mancato e mai mancherà perché io sono convinta proprio che sia uno stile proprio di vita. La pallavolo a me mi ha insegnato moltissimo. Gli sport di squadra come la pallavolo ti insegnano comunque a condividere, a fare gioco di squadra, a rispettare le regole. A essere competitivi, ma ad accettare anche la sconfitta a testa alta. Insomma, lo sport non è solo per avere un aspetto estetico e essere in forma. Lo sport ti aiuta proprio anche nella vita. E questa è una cosa che io cerco di trasmettere pure a mia figlia. Io, per esempio, adesso che Ecco, a possiamo proposito di uscire. mamma, no? Adesso sei mamma, infatti ti volevo proprio chiedere quali sono i valori che stai trasmettendo a tua figlia da quando sei diventata Ecco, mamma. lo sport è uno di questi, proprio per i motivi che ti ho appena detto, perché io. Che ti ho appena detto, perché io ci credo fermamente che lo sport non serva soltanto a mantenersi in forma e in salute, serve anche proprio come. Regole nella vita, ad autodisciplinarsi e questo lo voglio trasmettere anche a mia figlia perché è molto importante. E lei già a 2 anni e mezzo mi viene dietro, mi fa gli esercizi con me perché lo vede fare a me, mi prende come esempio e la porto con me. Ieri, per esempio, mi ha detto: Mamma, facciamo pot, sport. Cioè, ormai 2 anni e mezzo gli ho inculcato questa cosa. Per esempio, la mia giornata tipo con mia figlia, ci svegliamo la mattina, fa colazione, inizialmente si guarda un po' di cartoni, la lascio rilassare, poi ci andiamo a fare una passeggiata perché io vivo in questo comprensorio dove è chiuso, quindi posso uscire, farmi la passeggiatina, quindi andiamo a camminare un po', poi torniamo a casa, le faccio fare dei lavoretti. Come se fosse, diciamo, all'asilo, mi sono scaricata da internet delle schede didattiche per bambini proprio che vanno dai 2 ai 3 anni e le faccio fare delle cose proprio per non farle perdere le abitudini che aveva quando andava all'asilo nido, che All'asilo, purtroppo in certo. questo momento sono chiusi. Poi facciamo la pappa, poi c'è il riposino, poi può fare quello che vuole. Ok. Guardarsi l'iPad, giocare perché esiste anche il momento in cui devi fare quello che vuole
Ecco, ma poi... a proposito di tecnologia, aspetta, ti lascio... Quanto, sì. Perché c'è la diatriba, no? Quanto lasciare l'iPad ai bambini, quanto tempo, perché non è facile, io faccio come piccolina, e quando sono piccoli soprattutto, Dio, no, non bisogna lasciarli troppo all'iPad, perché poi magari si no, prendono un'abitudine... Non, po', no? Sì, diventano quasi. Ma sai, tu come sei approcciata? Cioè, tua figlia, come la stai educando per quello che riguarda la tecnologia? Perché io vedo tantissimi. Ma sai, io sono un'utilizzatrice assidua del telefono o dell'iPad, ma perché lo uso come strumento di lavoro, come stiamo facendo anche adesso. È vero, stiamo facendo una chiacchierata informale tra amiche, ma è anche uno strumento di lavoro, quindi quello che le vorrei fare capire è questo, che deve essere non uno strumento che sostituisce la vita in tutto e per tutto. Lei lo usa in determinati momenti della sua giornata, per esempio c'è il momento in cui lei può fare quello che vuole, allora okay. Può stare anche un'ora sul telefonino monitorata da me, perché non la posso lasciare da sola a guardare i video, perché è pericoloso, quindi mai lasciare i figli piccoli da soli sull'iPad. Quindi lo fa con la mia presenza, lo fa in un momento della giornata che può essere il pomeriggio a metà mattina, poi dopo glielo stacco. Glielo stacco perché secondo me non devono stare tutto il giorno sull'iPad, perché è deleterio, prima di tutto perché si lobotomizzano, non sentono i rumori, non sentono quando li chiami, non sentono, no. Non sentono nulla, perché vengono ipnotizzati, sì, sono completamente assorbiti dalle cose che stanno guardando, quindi io glielo lascio un'ora al massimo, dopodiché glielo tolgo, anche perché io le faccio fare veramente tante cose, lavoriamo, giochiamo col Pongo, le insegno a pulire, lei si diverte, io la coinvolgo a fare tutto. Ecco, molto importante a fare il letto e non lasciarli da sì. Parte magari perché... Sì, io sono dell'idea che non bisogna lasciarli troppo tempo su questi strumenti, ma che si possono lasciare, ma nella giusta misura. Come dovremmo fare anche noi adulti. Io non passo tutta la mia giornata sui social, lo faccio in determinati momenti della giornata in cui so che devo lavorare, che devo promuovere qualcosa che sto facendo, ma non sto tutto il giorno al telefono, perché io odio stare tutto il giorno al telefono. Tant'è vero che le persone che mi cercano, ma tu non rispondi mai, è vero. Saluto la mia amica Letizia Makeup, che lei è una bravissima truccatrice, Viviana La Russo, salutiamo le persone che stanno seguendo, Luigi che... Allora, ragazzi, se avete delle domande, perché adesso, Roby, perché passa il tempo velocemente, ci sono le domande botta e risposta, perché io vorrei, sì. Ho preparato tutta una scheda, però il tempo vola, mamma mia. Allora, vai, veloce, io ti rispondo subito. Vado. Innanzitutto, vabbè, noi si parla di Miss Italia, quindi avrai tre Miss Italia tue preferite? Tre Miss Italia preferite. Francesca Ghillemi. Sì? Francesca Ghillemi. Danny sì. Lambert, che è vero. Oddio, chi? Non lo so, Daniela Ferolla, quella che ha vinto con me. Ah, con te? Ah, va bene, Daniela Ferolla. Allora, il tuo più bel difetto. La Ghillemi al primo posto, che io l'adoro come attrice, come donna, è simpaticissima ed è stupenda. E Francesca? Chi? Francesca, sì. Ghillemi. Anche lei verrà, le sto vedendo, anzi... Gli ho scritto, spero che prima o poi appunto accetti il nostro invito qui a questa rubrica Corona Miss, quindi Franci, mantieni la parola. Allora, il tuo più bel difetto. Il mio più bel difetto? Sì. Caratteriale? Non ce l'ha, è perfetto. Sono tutti belli. Non lo so, perché io quando devo rispondere a queste cose non so mai che cosa ne ho. Ho un sacco di difetti. Uno. Sono cacciarona. Sono cacciarona. Mio marito mi rimprovera sempre. Contieniti. No, vogliamo Roberta così. Allora, il tuo punto di forza? Rido sempre. Sono sempre col sorriso. Non mi... c'è mio suocero che mi dice sempre, ti passa sempre l'acqua per l'orto. È vero. Scusa, vado a prendere.
Senti, parlando di le caratteristiche che secondo te al giorno d'oggi, nel 2020, deve avere una Miss Italia. Oh mamma, spigliatezza. Sì. Determinazione e pelo sullo stomaco. Pelo sullo stomaco? No, veramente. Non... E allora, pelo sullo stomaco. Che non è facile, sicuramente. Allora, il tuo primo autografo dove l'hai fatto? Eh? Il tuo primo autografo? Ah, il mio primo autografo? Primo... A Città della sì. Pieve. A Città della Pieve, davanti a una chiesetta... dove facevamo la prova costumi, mi ha fermato una ragazzina, aveva forse 10 anni, e mi ha chiesto il mio primo autografo. Io mi sono emozionata tantissimo, io le ho detto ma sei sicura? Cioè tu mi stai chiedendo a me un autografo? Cioè io ti devo fare a te un autografo? Ok, te lo faccio. Beh, i debiti carabinieri, insomma, insomma, è stato il tuo primo lancio a livello popolare. Il mio esordio come attrice. Approfittate a vedere le repliche in questi giorni, perché so che ci sono le repliche. Allora, stanno facendo le repliche di tutto, di Carabinieri, del commissario Manara, hanno fatto Squadra Antimafia, Sacrificio d'Amore, tutte. Mi rivedo dappertutto. Quando mi vedo cambio canale, non mi sopporto più. Beh, ottimo, perché vuol dire che l'immagine, il diritto d'immagine, no? Quando vanno in onda, vuol dire che, insomma, nel piccolo si riesce a... in questi momenti difficili, tra virgolette, a incassare. Allora, ci torna utile. Se dovessi andare a Sanremo, vorresti andare come conduttrice o come cantante, duettare con qualcuno? E con chi vorresti, nel caso? Non ho capito la domanda. Se dovessi andare a Sanremo come conduttrice... Non si è capita bene. Forse allora, se dovessi andare a Sanremo, vorresti andare più come co-conduttrice o come cantante, visto che hai una bellissima voce, e duettare, fare un feature con un cantante? O cantante, insomma, sai? Mamma, che domandone! Cominciamo col duetto. Ok, quindi il duetto. Che forse è più facile. No, ma tu hai condotto anche trasmissioni come I Raccomandati con Carlo Conti, quindi why, perché no? Però il palco di Sanremo è tosto. Il duetto con chi lo faresti? Ti viene in mente qualcuno? Chi? Ci sono dei miei cantanti preferiti, ma io non so se lui... Vabbè, piace, se a lui piacerebbe andare a Sanremo, ma il mio cantante preferito è Jovanotti. Beh, perché no, dai, scusami, Adoro Jovanotti, io lo trovo meraviglioso, scrive delle canzoni che non sono delle canzoni, sono delle poesie, mi piace tantissimo, se dovessi fare un duetto mi piacerebbe tanto farlo con lui. Ma poi sarebbe perfetto, perché lui dà veramente tantissimo che manca da Sanremo, quindi figurati, però bella, ci piace assolutamente. Allora, invece la parola... Vedi, ho lanciato un input per il prossimo input. Sanremo. No, ma anche perché lui è molto eclettico, tu sei eclettica anche tu, perché tra moda, canto, ballo... Lui ha saputo rigenerarsi sempre nel tempo, quindi è sempre moderno. È vero, si mantiene sempre, e poi è uno che riempie sempre... stadi, perché adesso in questo momento di totale crisi andare a vedere un concerto non è sicuramente una delle cose che si vedrà, insomma, prossimamente. Comunque, altre domande. La parolaccia che dice, speriamo finisca prima. Oddio, speriamo. La parolaccia che ti capita di dire più spesso, se ti capita. Vaffanculo. No, non sta dicendo a me. No. E voglio dire vaffanculo al Covid, ecco. Covid, vattene a quel paese. Allora, conduttrici, che preferisci? Maria De Filippi, Mara Venier o Barbara D'Urso? Altra domanda? Va bene. Ma sono tutte e tre grandi professioniste, tutte diverse. Però, ecco, tra le tre lo stile che mi piace molto è quello della De Filippi. De Filippi, ok. Momento screenshot. Mi piacciono tutte e tre, però lo stile della De Filippi mi piace molto. De Filippi, quindi magari potrete fare anche... Sì, sono una di quelle che il sabato sera si ferma a guardare C'è posta per te. Mi piace. Perché tu sei una romanticona. Sì, in fondo sì, e piango puntualmente, perché la prima storia è sempre quella strappalacrime, io piango.
Senti, momento screenshot, vai, fallo tu perché io sono un po'... Devo fare lo screenshot, davvero? Sì, momento, aspetta un attimo, ma dobbiamo fare la faccia proprio... Come vuoi. Aspetta, sei chi... Scusa! Eccola! Il momento eccola, screenshot eccola, è andato perché è arrivata mia figlia. Eccola qua. Ciao Giulia! Ma. Ciao! Mamma, mamma! Torno, amore. Questo è il momento screenshot, facciamolo adesso. Vai. Onorata, bella, onorata, Giulia sei bellissima. Mamma, è ricciolina come te. Mamma, vedi, ciao amore. Vedi. Sì. Ciao amore. Allora, visto che parliamo, so che sono impegnata al teatro. Aspetta, non ti preoccupare, vai, è normale. Non ti preoccupare. Non ti preoccupare. Amore, aspetta che mamma deve finire una cosa. Allora, non ti preoccupare. Sì. So che eri impegnata con la tournée Liolà, dove interpretavi Tita, sì, di un nostro amico in comune, Francesco Bellomo, che sicuramente riprenderete la tournée. Sì. Dunque, ho appreso la bellissima notizia che forse la prima settimana di giugno dovrebbero riaprire cinema e teatri. Proprio stamattina ho scritto un messaggio al nostro produttore e regista Francesco Bellomo, che mi ha detto che ancora non si sa nulla, quindi aspetteremo delle notizie, speriamo positive. Peccato perché era uno spettacolo che stava avendo un grande successo. Eravamo in Sicilia, avevamo appena cominciato la tournée, a Roma eravamo stati al Quirino, avevamo avuto un grande successo, abbiamo fatto sold out tutte le sere, uno spettacolo meraviglioso, la prima volta che io faccio un'opera di Pirandello, dove interpreto un personaggio bellissimo che è Tuzza, che è l'antagonista di Mita, l'altra protagonista è Mita, e Mita, interpretata, sì, sì, da Alessandra Ferrara, poi c'è ovviamente il nostro Liolà che è Giulio Corso e poi tantissimi attori bravissimi, Anna Malvica, Enrico Maria Guarneri, Alessandra Falci, Giorgia Ferrara, sono tantissimi. Vabbè, comunque grande appuntamento nel senso a teatro, sì, sicuramente. Poi una cosa che ci accomuna io e te, cara Roby, è che tu hai interpretato sempre personaggi black, a tale quale Donna Summer. Sì! Sono il mio pezzo forte! Grace Jones, quindi ci dobbiamo fare uno slider. No, veramente, io ho detto, ma guarda. No, allora ti dico. Forse in un'altra vita eri anche un po' black. Ma io dentro, io mi sento black. Io mi sento black, infatti, te lo giuro, io... Guarda, adoravo quei personaggi che ho interpretato, Grace Jones, Pink, Donna Summer, li ho adorati. Infatti sono quelli che mi sono riusciti meglio in assoluto, perché la mia vocalità si avvicina molto di più a quella black, sporca un po'. Sei pronta? Vai! No, ma che sei pazza! Tu che sai cantare, vai in questo momento! Perché Donna Summer, no, Grace Jones, che so che sei molto legata a Grace Jones, quindi più le Grace Jones. Che dici? Come faceva? Strange, I've seen the same before. Basta! Beh, non me l'hai ricordato più testo. E Donna Summer quale? Bob Love to Baby, like a love. Donna Summer ho cantato Hot. Ah. Fantastica. Beh, però ora non si può fare così, perché tu sai bene, no, che tale quale show è un programma innanzitutto bellissimo, ma è veramente bravo, perché ci vogliono ore e ore e ore di preparazione, di rieducazione vocale, perché tu sai che praticamente tutto quello che ti insegnano quando devi cantare te lo devi dimenticare, perché praticamente canti storpiando la tua voce, imitando qualcuno, ed è la cosa più difficile in assoluto. Tra l'altro, in quelle condizioni, con denti finti, protesi attaccate al viso, nel caso di Grace Jones, io non avevo niente di me a parte gli occhi.
il colore degli occhi è il mio, ma il resto avevo la fronte finta, naso finto, zigomi finti, mento finto, denti, la bocca, le labbra finte. Quindi cantare con tutto quel silicone in bocca, che hai paura che da un momento all'altro ti si stacchi, non è per niente semplice. E poi ballavo con questo manichino, che lei probabilmente aveva un manichino che pesava 30 grammi di stiroro. Sì, il manichino forse della Coin. Certo, certo. No, però devo dirti, Roberta, che sei andata alla grande, anche perché veramente quel programma da... Pascal dice domini, Danny, scusami se ti interrompo. Adesso, perché anche lui... No, Pascal, mitico Pascal, ha fatto un sacco di dirette Pascalino con lui. Sì, sì, assolutamente, vabbè, Pascal, insomma... In una che hai anche salutato tu. Grazie. Allora, perché siccome siamo agli ultimi, minuti, volevo parlare del tuo ultimo progetto, che è appunto Dietro la notte, di Daniele Falleri, giusto? Bravissima. Che adesso so che sei in fase di doppiaggio, che interpreti Giulia. Inizio lunedì. Ah, inizio lunedì. Ah, vai, vedi. Inizio lunedì, finalmente, così completeremo questo film e si spera prima o poi di vederlo quanto prima. E ho iniziato questo film meraviglioso, le riprese sono state a novembre, un film che è un thriller, un'opera prima di Daniele Falleri, ambientato tutto in una notte, dall'alba al tramonto, con Stefania Rocca e Fortunato Cerlino ed Elisa Visari, o Visari, non mi ricordo mai come si dice, che interpreta mia nipote nel film, Stefania Rocca è mia sorella nel film, e poi l'unico maschio che è in mezzo a queste tre donne è il povero Fortunato Cerlino, attore spiritoso, ve lo ricorderete. Faceva il boss dei boss in Gomorra, un film meraviglioso che non ti posso raccontare perché hai descritto, che Giulia sarà sicuramente un personaggio che il pubblico che segue non ha mai visto, cioè non ha mai visto, sì, una Roberta Giarrusso così, questo quindi dovremmo, cioè, sì, completamente. Sì, 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 c'è stata una sorta di trasformazione per costruire questo personaggio, a partire dai costumi, mi hanno cambiato colore dei capelli, aggiunto delle extension, fatto una pettinatura un po' particolare, ho dei tatuaggi sul corpo, è un personaggio apparentemente molto trasgressivo, un po' anticonformista, sicuramente non mi vedranno in tacchi e tailleur come di solito. Di solito sono sempre state abituate a vedermi come la femme fatale. In questo film viene fuori sicuramente non un personaggio non per la sua bellezza, ma per altro, per la sua storia, per il suo vissuto, per il passato che ha dovuto sopportare. Insomma, un personaggio molto molto intrigante e misterioso. Non posso dire altro, no, perché niente. Sennò veramente il regista mi sta seguendo, mi ammazza. No, no, non Daniele, posso dire no, niente. Sappiamo, Daniele Falleri, sulla sua prima, sul primo lungometraggio, è regista teatrale, ho prodotto dalla Fenix. Con lui ho lavorato tantissimo. Sì, sì, Fenix Entertainment, che è la produzione, sì. Quindi ci teniamo insomma a promuoverlo, appena hai dei post assolutamente seguiamo. E l'ultima domanda è l'appello ai follower. Per seguire. L'appello dei follower? Sì, cioè appello, cioè nel senso, per quale motivo dovrebbero seguire il tuo account Instagram? Ma che domande, perché sono la Giarrusso! Ragazzi, se avete voglia di seguirmi, seguitemi. Se non mi volete seguire, seguitemi lo stesso. Allora, visto che e poi no, veramente voglio fare un saluto a tutti e un abbraccio virtuale a tutte le persone che mi seguono e mi scrivono, che sono veramente tantissime, e soltanto in questo periodo di reclusione ho potuto leggere e anche rispondere più spesso alle persone che mi scrivono, che ogni tanto trascuro, ma perché veramente quando si hanno tanti impegni non è facile stare tutto il tempo sul telefono, quindi ora che ho avuto un po' più di tempo mi sono dedicata un po' di più a loro e sono contenta perché mi scrivono veramente sempre dei messaggi molto carini, affettuosi, pieni di complimenti, quindi li ringrazio per l'affetto che mi dimostrano ogni giorno, continuate a seguirmi se ne avete voglia, mi raccomando, proteggetevi,
per la vostra salute, per la salute degli altri, perché è molto importante in questa fase che stiamo attraversando. Se supereremo questa, ragazzi, supereremo tutto. E io mi fido di voi. Fiducia, grazie veramente del bellissimo messaggio, Roberta. Adesso volevo leggere, sei brava, talentosa, ci fate compagnia, te lo meriti, verrai a Torino, ci chiedono come la tournée, verrete a Torino, ti chiedono Mari, Otto, Angel. A Torino ci siamo stati, siamo stati dal 23 al 27 di gennaio, siamo stati all'Alfieri di Torino. Sono stati 4 giorni intensi, emozionanti, un teatro meraviglioso e un pubblico altrettanto meraviglioso. Hanno veramente, ci hanno regalato tanti applausi, tanto affetto, sono venuti a salutarci ai camerini, hanno apprezzato molto il nostro spettacolo e devo dire che il pubblico torinese è un pubblico molto colto, che apprezza al di là del nostro spettacolo, ma è un pubblico che frequenta molto il teatro, quindi fa piacere. E tra l'altro un pubblico molto giovane, a differenza di altri teatri dove si vedono spesso soltanto gente o persone di una certa età. A Torino invece abbiamo visto tanti giovani frequentatori di teatro e la cosa mi ha fatto molto piacere, mi ha dato una speranza. Bene, no, anche perché a teatro non è una no, è un, sicuramente un segno di speranza. Allora, l'ultima domanda, perché che ho chiesto all'inizio che qualcuno sapeva qualche domanda per Roberta, mi hanno detto, hai più rivisto Guido Caprino per quello che riguarda il commissario Manara? L'hai più rivisto? Vi sentite? Allora, noi con Guido innanzitutto ci siamo sempre mantenuti in contatto perché io gli voglio un gran bene, è un collega fantastico, una persona... è simpaticissimo, ti fa veramente scompisciare dalle risate, è molto timido, è veramente sì, e invece sì, è molto timido, ma lui quando poi recita spacca, è bravissimo. È stato un onore e un piacere lavorare con lui. Devo dire, ci siamo sentiti. È una delle serie che ho più amato, il commissario Manara, secondo me, anzi, veramente. Adesso stanno facendo le repliche su Rai Premio. E sitcom a 7 vite, cioè io vedo che tu sei. Sì. Io devo dire che tu sei perfetta proprio per i programmi, per la commedia. Io ti vedo super. Infatti tu dici io sono un po' Bridget Jones. Sì perché sono imbranata. Ce la vedo, ma non tanto per l'imbranata, proprio perché quando fai le cose ti diverti e questo lo trasmetti. Ho visto anche Se tutto è possibile, no? Grazie. Amadeus. E questo è molto importante. Tu puoi avere tutte le preparazioni possibili, tutte le gavette possibili, però anche divertirsi di quello che si fa. E tu, nel sia teatro, anche in quale, per esempio in 7 vite, mi veramente trasmetti una voglia di dire lo voglio fare anch'io, voglio stare anch'io alla 7 vite. Grazie Dani, è vero quello che dici, il divertimento è fondamentale in questo lavoro. Questo è un lavoro che tu fai perché lo scegli, perché ti sceglie, e non tutti hanno la fortuna di poterlo realizzare questo sogno, è molto difficile. Una volta che si era realizzato il mio sogno non potevo non sfruttare l'occasione anche per divertirmi e io lo faccio in tutte le cose che faccio. È chiaro che uno affronta il lavoro anche con massima serietà, con grande professionalità, ma lo si fa anche con il gioco e con il divertimento. E così è come se non lavorassi nemmeno un giorno della tua vita, nel senso è proprio... è vero, è puro divertimento, cioè, per me facciamo il mestiere più bello del mondo, per cui mi diverto e sono contenta che questa cosa venga fuori, perché involontariamente, perché poi lo faccio perché mi piace. Si vede. Senti, tu prossimo, oltre a Giulia Colombi, il tuo prossimo ruolo che vorresti, diciamo, interpretare? Ho 2 minuti! Il prossimo ruolo che vorrei... interpretare con un tuo compagno professionale, attore o attrice, o insomma, quale storia realmente dal tuo cuore vorresti interpretare? Guarda, tutto, voglio ritornare al lavoro, punto.
qualsiasi cosa, voglio ritornare al lavoro. Concordo con te e con questa chiusura devo dire questa frase: vogliamo tornare al lavoro. Punto. Brava. Punto. Basta. Stop. Io concludiamo, noi torniamo al lavoro di mamme adesso. Io ti ringrazio tantissimo, Roberta, per questa chiacchierata. Grazie a tutti voi. Grazie a te, Dani, mi sono divertita moltissimo. Sei sempre simpaticissima, bellissima, ma sei una forza della natura, sei simpaticissima. No, grazie. Vero lo dico, ragazzi, davvero. Vi ricordo che abbiamo l'ultima volta che siamo viste, io e Roberta, e il suo compagno, il suo marito, abbiamo parlato di puzzette. Ah! In senso e chiudiamo in la nuvola di fumo. Loro sono, secondo me, la coppia perfetta da compagnia, cioè, e sono le persone da invitare a cena, da veramente straordinarie, di compagnia, divertenti, quindi basta. Ci chiamano Viva Esi. Eh? Ci chiamano per i paesi. Per i paesi. No, vabbè, io scherzo. Comunque no, veramente.